Let's go! Bentornati, Ovetti, su Paper Mario, il portale millenario. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il post-game e non solo abbiamo finito quasi tutte quante le missioni del centro reclami, ma abbiamo letto molte storielle, molta lore di Fannullopoli. Tuttavia, visto che non abbiamo completato tutto quanto, ok? Tutte le missioni, intendo? Andiamo a fare l'ultima che ci richiede di andare al labirinto dei 100 livelli. Quindi sì, e farò tutti i piani. Let's go. Non so quanti piani farò in questo primo episodio, perché ci saranno ovviamente due episodi. Però questo è il labirinto dei 100 livelli. Per sicurezza, eccole qua, sono le mie tessere. Lotteria potrebbe far comodo, guardia spina, vi dirò quando toglierla. E usiamo ancora un po' l'emblema L e l'emblema W. Poi, gli oggetti. Abbiamo un bel po' di funghi reali U. Ho anche uno sciroppo d'acero per le emergenze. Tre funghi SOS, spero che bastino. Gigagurt e veste Bu dovrebbero andare abbastanza bene. Cominciamo! Il primo piano. Abbiamo finito il primo piano. Abbiamo già fatto i primi 20 piani. Quindi... volendo potrei anche velocizzare barra tagliare, ma non lo farò, non lo farò. Contate però anche una cosa: dobbiamo analizzare i nemici unici del labirinto dei 100 livelli. Quel Goomba scuro, dovrebbe chiamarsi così, era uno di questi nemici che, ahimè, non abbiamo ancora affrontato. E no, intraprendenza non funziona qua sotto. È un gran peccato, ma che ci possiamo fare? Quanti nemici abbiamo qui? Ed è per questo che... vi consiglio caldamente di arrivare qui o prima del capitolo 8, oppure subito dopo. È possibile ovviamente andare qui prima, addirittura c'è gente che è riuscita a completare questo posto anche prima della fine del capitolo 1. Quindi se volete, prego, io non lo farò mai. Voglio essere preparato, io. Comunque, credo che non cambino i nemici dai piani, penso che non siano randomici, però per i primi 10 piani ci sono solamente 5 nemici, 5 nemici diversi intendo. Uno di questi è il Goomba e lo devo beccare un'altra volta, il punto è che non lo stiamo beccando. Vi do un piccolissimo consiglio, se volete potete usare benissimo, dov'è che sta? Esatto, tutta vita... per ricaricare di poco i vostri punti fiore mentre scendete. L'ho già detto, i primi piani non sono niente di che. Ma già dal piano 40 in poi comincerà la parte difficile di questo posto. È un gran peccato non poter usare intraprendenza, ma pazienza. Lotteria invece vi può seriamente salvare la vita, soprattutto se vi esce che vi ridà tanti punti vita o tanti punti fiore. Quindi sì, tanti? No, non sono tanti, però avete capito, ok? Allora, vieni qua. Olè! E mi sa che questo funziona abbastanza bene, vero? Ultramartello! Vai! Wow! E si possono droppare oggetti. Quindi se usate l'ultramartello, l'ultra rullo di martello più che altro, a quanto pare, almeno ai piani iniziali, non dovrete sprecare PF. Bene così, anzi... c'è anche una possibilità, l'abbiamo già visto succedere in effetti, che appaia un... com'è che si chiama quel tizio? Un fufino che ci può portare ai piani più bassi. Questo non è un fufino, questo è uno stordino! Per favore, mi dai un Goomba? Ok, finalmente! E hai un fungo volta, ok. Perché vanno analizzati, l'ho già detto. Sfortunatamente non posso però rubare quel fungo volta, quindi pazienza. Allora, mini Yoshi, tattica, cambio, Goombella. Sai già che fare, no? Scan! È un Gloomba. Ho letto bene, sì. È un Goomba che adora stare nei posti umidi e bui. Ha un massimo di 7 punti vita, la potenza è 3, la difesa è 0. È più forte di un Goomba normale, perciò non devi sottovalutarlo. C'è da dire che non ha una bella cera, ma è piuttosto forte fisicamente. Quindi non prenderti pena per lui. Attacca pure. Non volevo prendermi pena per lui assolutamente. Multisalto! Se non lo sconfiggo non è un problema, perché di solito i nemici, anzi, sempre, i nemici quando hanno uno strumento lo useranno al primo turno. Esatto. E quando è vero che... ah!
Fermi! Giusto! Se un nemico è elettrificato, credo di poter saltare sul nemico. Non voglio rischiare, perché mettete caso che ho detto una cosa stupida. Preferisco usare il martello e basta così. Victory! Prenderete soldi anche ogni volta che scendete? È una cosa intesa, ok? Vi danno un bel po' di soldi solamente perché ci sono mercanti qua sotto che vi venderanno oggetti a prezzi spropositati. Quasi non conviene comprare oggetti qui, ma se siete in pericolo, fatelo. Beh, sai che ti dico, vieni qua. Look at this Goomba! Devo fallire. Devo fallire. Devo assolutamente fallire. Quella è una tessera Toto Fortuna per i compagni. Questo è uno dei rari casi dove Squid Tea è estremamente buona e sono molto fortunato a farvelo vedere. Devo sconfiggere prima il Goomba. Ok, è un gran peccato perché vuol dire che la creatura qua può attaccarci, ma pazienza, è un Lanternan, Tonks. Vai. Ora, perfetto. Gimme. Se non sbaglio, la tessera Toto Fortuna ce ne abbiamo già una, ma... ora! Finché non perdo punti vita. Anzi, Squitty, fai tu. Schiaffeggialo. Lanternan! 6 faccio, eh. Sto pensando se cominciare ad usare anche le tecniche speciali, gli attacchi speciali. Fidatevi quando vi dico che le tessere del super applauso qua sotto possono essere molto pratiche se spammate attacchi speciali. Quindi andiamo giù. Vorrei anche provare a suggerirvi di usare la strategia di usare sentenza praticamente a ogni altra battaglia. E si può fare, mi raccomando, però. Questi però sono nemici che abbiamo già affrontato e già visto più e più volte. Quindi facciamo una cosa, allora. A meno che non accada qualcosa di particolarmente strano in battaglia, farò dei tagli ad ogni singola battaglia. Perché non voglio stare qui 100 anni. Già so che ci metterò non so quanto tempo a finire tutto quanto il labirinto dei 100 livelli. Quindi dalla prossima battaglia in poi ci saranno tagli. Ci daranno sempre un punto stella per un bel po' di piani. Quindi pazienza. Qualcosa di utile? Ovviamente no. Possono dropparvi strumenti, però non ce li hanno droppati, quindi pazienza. E cosa abbiamo qua giù? Ok, un altro Lanternan, pazienza. Vieni qui. E oh! Sto finalmente usando Cupaldo in battaglia. In realtà Cupaldo qui è decentemente buono, perché il Tart Attack colpisce tutti quanti i nemici a terra. E qui abbiamo un Tartosso, stessa identica cosa di prima, dai. E scusate, erano ben 4 Tartossi che ho sconfitto senza sprecare neanche un punto fiore. Usare il rullo di martello con l'ultra martello è quasi utile. Oh, perfetto, ok. Siamo già arrivati al decimo piano e abbiamo già ottenuto la ricompensa del decimo piano, che era la tessera del salto addormentato, tipo, vero? Sì, la tessera effetto sonno. Quindi, ehi, guardate, finalmente un altro nuovo nemico! E questo devo per forza mostrarlo, anche se immaginate un po' che cosa può essere. Sono 2 nemici. Ok, pazienza. Allora, Goombella, dov'è che sei tu? Perché devo usare ovviamente lei per analizzare tutti quanti i nemici. E vanno analizzati. Ci sono un bel po' di nemici qua sotto, esclusivi del labirinto dei 100 livelli. È un Paragloomba. In poche parole, un Gloomba con le ali. Sì, è Gloomba. Perfetto. Ha un massimo di 7 PD, potenza e 3, difesa e 0. È letteralmente un Gloomba, ma con le ali. Dopo un salto diventerà un Gloomba standard. L'abbiamo già visto in azione. Multisalto. Forse ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, perché adesso può attaccarci con il fiore di fuoco che non posso parare, quindi sono 3 punti di danno forzato. Ma pazienza, alla fine, indovinate un po', esistono anche i Gloomba spinati. Li vedremo più tardi. Ah, mi è mancato. Bene. Attaccheranno allo stesso identico modo dei Gloomba. Anzi, dei Paragoomba. Quindi è inutile mostrare il loro attacco. Addio. Certo, il bingo qua sotto potrebbe essere fantastico. Se riuscite ad attivarlo, ovviamente. Pow!
Ah, vero, questo è anche l'unico posto dove vi consiglio di utilizzare anche le tessere. Sei nuova tu? Sei nuova nuova? Dov'è tua fortuna? Sì, era proprio nuova questa, perfetto. Le tessere di... Dove stanno? Un attimo. Mi sto perdendo un secondo. Eccole qua. Multifiori e multicuori. Soprattutto multifiori. A noi non serve per il momento, ma prima o poi servirà. Piano 12, no? Sì. E abbiamo un... dai. Ci provo sempre perché è un metodo pratico per attaccare questi nemici, ma... Bene, sono i nemici del grandalbero Deku, che non è un grandalbero e non è Deku, ma pazienza. Avrete notato che abbiamo una tessera di effetto sonno? Perché ve l'ho già detto, l'effetto sonno è stato così potenziato in questa versione di gioco rispetto alla versione per Nintendo GameCube che forse almeno una tessera conviene tenerla. Se riuscite ovviamente ad addormentare il nemico, mi raccomando. Ancora più giù per il tubo. È un po' lento e difficile agli ultimi piani, però rewarding, ok? Dai. Ah no, è troppo lontano, ok? No! Sì, invece, vai! Benissimo! E... quello però non era un attacco a rullo di martello. Ok, elettrificazione che non mi cambia nulla. Multisalto! Ragno, ragno... Ops, siamo costretti a cambiare, a mettere Cupaldo. Non possiamo colpirlo in altro modo, questo coso. Non esistono sfortunatamente le tessere spine per i compagni. Sarebbe molto pratico, soprattutto per Gumbella. Ma pazienza. Punto stella per noi. Ah. Qualcosa? Punti fiore, grazie. Andiamo giù. Andiamo giù. Nuvola, nuvola. Che volevo colpire col martello. Ho aperto un programma sul PC che non dovevo aprire. Stavo controllando se la registrazione andava e... Sì, sta andando? Però non dovevo aprire il programma che ho appena aperto. Ok, sì, va tutto bene, va tutto bene. Fa caldo, gente. Fa davvero molto, molto caldo. Però siamo arrivati alla fine del Let's Play, alla fine. Contate che oltre questi due episodi del labirinto dei 100 livelli mancano due episodi e poi comincerà il prossimo Let's Play. Quindi spero che vi interessi barra vi piaccia. Scendi giù, ok? Sa che questo lo posso colpire no problem, vero? Dai. Ragno più Paraglumba. Almeno i nemici ve li voglio dire quando farò tagli delle battaglie. Non sta succedendo nulla di particolare perché, l'ho già detto, questi piani sono molto easy. Vorrei in effetti puntualizzare una cosa. Il rullo di martello funziona solamente... Vieni qua. Vieni qua. Ok, perfetto. Se i nemici sono a terra, almeno i nemici successivi al primo colpito, per colpire tutti i nemici. Basta così, abbiamo appena sconfitto il Paraglumba. Ok, ci mancano pochi punti fiore. Quindi a questo punto, se vi mancano pochi punti fiore, ai primi piani mi raccomando, e avete abbastanza energia stella, usate tutta vita, praticamente non costa nulla e vi ridà quei pochi punti fiore persi. Non fatelo però verso gli ultimi piani, altrimenti avrete qualche problema. Usate la stella cobalto. Andiamo giù! Eccoci qua. Tu! You! Me l'ha droppato. Avevano, esatto, un aeromoto. Abbiamo strumenti massimi però, quindi non possiamo prenderlo con noi. Non che sia particolarmente buono l'aeromoto, ma... Sì, non butterò mai questi oggetti per un singolo aeromoto. Andiamo ancora più giù. Sì, lo so, è un po' lungo. L'ho già detto. La cosa degli oggetti, però, cambierà un po' dal 50° piano. Ora che ci penso, io non posso fare così, perché sembra in realtà una strada abbastanza interessante. Ok, sì. Posso stordire tutti quanti con Madame Spirou prima dell'inizio e usare poi il rullo. Quindi useremo Madame Spirou ogni volta. Ovviamente ora non posso più usarla. Fiu, ok. Cioè, la posso usare, ma devo usare comunque dei punti fiore. Peccato.
Perché? Perché non ho deciso di fare prima questa missione? Cioè, questo posto. Perché è pratico farlo anche prima della Regina delle Tenebre? È più difficile questo posto? Del dungeon finale, intendo, della Regia delle Tenebre? Per questo l'ho tralasciato per il post-game, però è utilissimo farlo prima. Rullo! Sarebbe pratico? Non avessi oggetti massimi? Ok, è successa, se non sbaglio, la stessa cosa nel labirinto dei 100 livelli di Super Paper Mario? Perché anche lì c'è un labirinto dei 100 livelli? Peccato che non ci sia un labirinto dei 100 livelli in un altro gioco di Mario, vero? Comunque, ecco qui il mercante, il venditore ambulante. Lui venderà... Mamma mia, cioè... La composta 350? Di norma costa 200, scontata costa 120, ma 350... Assolutamente no. Ok? Sì, sì, abbiamo tutto il necessario, caro. Abbiamo tutto il necessario. Si va giù! Ah, comunque, al 20° piano era possibile ottenere la tessera del colpo fiamma. Oh! Tu! Ci risparmio una battaglia, quindi grazie per esistere. Sono il cinetrasportatore. Conosco dei passaggi segreti di questo labirinto. Con qualche moneta potete risparmiare tempo. Che ne pensate? Voglio scendere manualmente, perché l'ho già detto, devo per forza analizzare tutti quanti i nemici e se manco di usare enciclopedia su un Gloomba spinato, potrei... Se manco un Gloomba spinato da esaminare, intendo, è un problema? Che ci crediate o meno, questo coso dovrebbe essere raro a spawnare e mi è capitato due volte di fila. Ehi, guardate, un Lakitu. Soffia... Ok. E... Smash! Ci sei? Oh, bobombe! Almeno le bobombe le posso colpire, no? Sì! Che stile! Sono accese, però! Non so se la cosa mi piace o no. Abbiamo già esaminato il Lakitu, vero? Tanto tempo fa. Oppure no? Ok, bene. Benissimo, benissimo. Multisalto! Ah! Giusto! Esplodono! L'ho fatto apposta, mi raccomando. Mi sa che voglio provare con la folata. Anche solo perché è da un po' che non la usiamo ed è da un po' che non funziona. Ok, la bobomba è esplosa per il contrattacco, ma il Lakitu l'ho buttato via. Quindi sì, attenzione alle bobombe. Hanno un tipo di, chiamiamolo contrattacco, che ha pure cannonio alla fine, che non importa se saltate con... Non abbiamo protezioni, insomma, dalle bobombe. L'unico modo per andare avanti senza problemi è colpirle e sconfiggerle in un solo colpo. Parlando di bobombe... E... Smash! Alla fine sto colpendo, mi sa, più Madame Spirou che i nemici, ma... Oh, potresti resistere? Gloomba spinato? Dovrebbe resistere. Bene. La bobomba no, però. Cosa usare? Mi sa che devo usare il rullo di martello. Però prima... Tattiche cambio. Gumbella. E mi sa che questo è l'unico nemico nuovo di questi piani, quindi posso anche togliere Gumbella. E vai. È un Gloombistrice. Ho sbagliato il nome. Ai Gloombistrici piace molto vivere nei luoghi bui. È letteralmente un Gloomba, ma che ha uno di attacco in più. Non è possibile saltare su di lui. Basta così. Davvero orrendo. Potrei dire una cosa, non la dirò. Andiamo Mario, devastalo. Nella mia testa i Gloombistrici dovrebbero avere uno di difesa, ma non è così. E non so perché. Un punto stella per noi. E forse conviene tenere Gumbella, perché così può recuperare un po' di punti vita. Perché adesso utilizzerò il tutta vita, insomma. Quindi andiamo giù. Potrei addirittura utilizzare quello che ci dà ancora più punti vita e più punti fiore, ma è uno spreco di punti energetici. Li ho chiamati punti energetici, vero? Ciccio? Ciccio? Ti colpisco e basta? Ok, va bene. Oh, i furfi. Allora, i furfi vanno sconfitti subito. Non aspettate neanche un secondo, ok? Mi dispiace, Gumbella. Non ti posso curare. Non quando i furfi possono rubarci strumenti. E se ci rubano strumenti, sono dolori, perché abbiamo strumenti molto rari e potenti noi. Abbiamo fortunatamente Squid T. Quando i furfi rubano un vostro oggetto, Squid T lo può riprendere al turno dopo?
Però fatelo, cioè sconfiggeteli in fretta. Tanti soldini, vedo. Ci serviranno, ripeto. E ne ho lasciata una laggiù di moneta, ma pazienza. A quanti minuti siamo? Oh, mamma mia, quanto ci metterò a fare tutto il labirinto dei 100 livelli. Ok, fermo. No, sì! Dovrebbe funzionare? Sì che funziona. Addio! Ah, vero, c'è un nemico che non abbiamo ancora visto? Sempre di questo posto? Sarebbe il... Cupistrice, che in realtà abbiamo già visto. Lo fa spawnare il Lakitu se gli date un turno di battaglia. Quindi, oltre quello, analizzatelo fuori, non fatelo qua sotto. Qua c'è un furfo. Usiamo... Sì, perché no, dai. Cupaldo, mio prode. Ci muoveremo molto più lentamente più tardi, Ve lo dico. Spero di trovare in effetti il più in fretta possibile nemici che ci danno più di un punto stella. Dovrebbero cominciare a spawnare dal piano 40, però, quindi... Quindi vediamo tutto quanto bene. Ehi, ciccio! Ti piace Madame Spirou? Spero di sì. Quindi... E... Bam! Madame Spirou, sembri stupita dal fatto che abbiamo ottenuto 5 monete? Non capisco perché dovresti essere tu la diva dello spettacolo. Parliamo un po' della storia, o meglio del resoconto finale dei crediti di 2 episodi fa alla fine. Che alla fine non ho più citato da nessuna parte. Grazie mille per esistere, così posso andare giù, no problem. Praticamente abbiamo visto che Rampel adesso fa parte della compagnia di Madame Spirou, del teatro. Non è male come cosa. Ah, finalmente! Ok, questo è il piano numero 30. E qui abbiamo una tessera molto utile. Circa. La tessera elettroshock. In battaglia Mario si elettrifica e infligge un punto di danno ai nemici che lo toccano. Sarebbe fantastico se si potesse utilizzare qua sotto. La tessera che abbiamo appena ottenuto non funziona qui nel labirinto dei 100 livelli. Ed è una cosa molto... Salve, sono il Tonks che sta editando. No, si può usare benissimo. È tocco shock che non si può usare, non elettroshock. È decente come tessera, però solamente contro nemici che vi succhiano punti vita. Basta così. Lui è un... È un tetra Koopa. È un Koopa che vive nei luoghi non baciati dal sole. Ha un massimo di 8 punti vita. La potenza è 4, la difesa è 2. È un po' più forte dei Koopa normali, perciò non bisogna perdere la concentrazione. Il punto debole è identico a quello dei Koopa. Rovescialo, ed è fatta. Beh, non capisco cosa faccia con gli occhiali da sole in un posto del genere. Sì, non capisco neanche io perché ci sia gente che mette occhiali da sole dentro gli edifici, ma lasciamo stare. Ok, l'ho già detto, equipaggiate lotteria perché vi può servire. Super difesa. E... Oh... Ci ho provato, ci ho provato. In questi casi converrebbe mettere Cannonio oppure anche Cupaldo. Questo richiederebbe però di usare com'è che si chiama? Un altro multisalto. Sì, dai. 1, 2, 3. Perfetto. Perché con le nelle girate ora posso usare no, aspetta, no, non ha senso usare punti fiore ora. Meglio attaccare normalmente per non sprecare i punti fiore. E... Un secondo solo. Esa! Esa! Ok, va bene, ce l'ho fatta! Yeah, ho sconfitto tutti! Forse in questa battaglia avrei dovuto approfittare un po' del bingo, perché avevo 2 fiori su 3, ma pazienza, che cosa volete che accada? Non perderemo così tanti punti fiore, nel caso abbiamo l'energia delle gemme stella. Oh no, è lui. Mi ricordo di te. E mi ricordo di come fare le super parate. Bene. Cosa posso usare qua? Perché potrei usare... Ok, sì, facciamolo. No, 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 no. Salto bene sulla paranella. 1, 2. E ora che sei girata, vi posso ignorare? Le vostre difese, intendo. Ok, per questo è buono Cupaldo qui, per i nemici a terra. Gli enormi nemici volanti non hanno tante difese, quindi Cannonio o Ombretta possono darvi una mano, per quella cosa intendo. Dunque, scendiamo qua sotto, non ho niente da dire. Per ora, per ora.
e comincerò a tagliare le battaglie di questi piani da tipo adesso. Esatto. Paranellina! No! Ah, una cosa molto rapida. Le nelle resistono al fuoco, quindi no ombretta. Occhio. Oh, grazie mille di quel misero punto fiore. Beh, in effetti a essere utile è utile. Devo solo sperare di beccare qualche nemico che non ci possa dare problemi. No, fermo. Ok, perfetto. Dovrebbe aver contato anche come salto flip. Quella è una tessera? Quella è assolutamente una tessera. La voglio prendere però? Mi sa che la voglio prendere. Non abbiamo modo sfortunatamente di confondere i nemici. Quindi cambiamo. Vieni a me, Squitty. Topo di velluto. Presa! No, forse sì? Sì, l'ho presa, bene. Wow, una tessera bella vita. Me ne fossi accorto prima. Usiamo il giraboom, guardate, non mi va di stare qua 3 anni. Cubo, bene. Rimettiamo Gumbella un'altra volta. Devo ancora curarmi? Mi sa che non lo faremo adesso però, eh. Dopo aver usato così tanti punti di energia stella. Ah, però con te devo per forza curarmi. E anche abbastanza in fretta. Vi ricordo che lui è uno stordino dei punti fiori. Quindi ve li assorbirà tutti quanti. Occhio. Vediamo. Fiu, benissimo, benissimo. Salto normale, dovrebbe bastare. Abbiamo abbastanza attacco. Ecco, questo è il problema di non avere invece potenza plus. Se non avete potenza plus, alcuni nemici che hanno tanta difesa si possono distruggere solamente se avete un modo per oltrepassare le difese. E ci sono pochi attacchi che oltrepassano le difese e quelli che lo fanno sprecano un bel po' di PF. Per questo ve lo sconsiglio. Vieni qua! Victory! Però abbiamo 0 punti stella adesso. 0 energia stella. Potevano chiamarla in un altro modo, vero? Sì. Mi confonderò sempre. Comunque i punti... L'energia stella non c'è più perché ho usato la gemma stella blu per ricaricare i punti vita e punti fiore. Vieni qua. Tu! Uno e... Bam! Senza sprecare punti fiore! Fiu! Bene, grazie mille lotteria. Una cosa importantissima però, verso fine... Beh, forse dal 60° piano in poi, in effetti, conviene davvero tanto usare la tessera gran forma. Tecnicamente, se avete abbastanza punti tessera, sia per voi che per il compagno. Altrimenti va benissimo anche solo per Mario, ma dovete usarla. Fidatevi di me. Non è indispensabile, ma è molto comoda. Soprattutto all'ultimo piano del labirinto dei 100 livelli. Ancora paranelle! Ancora, vieni qua. So che mi vuoi. Paranella! Oh, è un fanscalation. Se non avessi oggetti massimi lo terrei. Però ora non serve. Peccato, peccato. Potevi dropparmelo più tardi, quando sarò costretto ad usare oggetti curativi, ma ahimè. Siamo per caso arrivati? No, assolutamente no. Va bene, e... No! Invece sì. Che poi un attimo, questi qui... Erano tetra Koopa? Insomma, i Koopa che si potenziano quando il guscio è girato al contrario. Quindi state attenti e basta così. Oh, punto fiore. Grazie. Potrei in effetti risistemare le mie tessere per darmi... com'è che si chiama? I punti fiori extra a fine battaglia. Ma dovrei essere finalmente, ok? Arrivato al piano numero 40? Oh, mamma mia, ci manca così tanto tempo. Vai. Qui dentro abbiamo... La tessera danno per fiore. Quando Mario subisce danni in battaglia, a volte recupera un fiore. Assolutamente no. Cioè, tra tutte le tessere che ci possono essere, è buono, ma funziona credo solo se Mario subisce danni. Quindi se si para e fa 0 di danno, cioè se un attacco fa 0 di danno a Mario, non funziona e non recupererete niente. Inoltre è una possibilità bassa che succeda. Senti, vieni, devo affrontarti normalmente perché devo analizzarti. Oh mamma mia, oh mamma mia, c'è anche l'anella. Grazie dei punti fiore, ma... Allora, mia cara, enciclopedia.
E vai, nuovo nemico! È un tetra paratrupa, è un cupa volante che vive in luoghi lugubri. Ha un massimo di 8 PV, potenza è 4, difesa è 2. È la stessa cosa dei tetra cupa, però è volante, l'abbiamo già visto più volte. Ci voglio provare perché costa 2. Quindi vai con la sentenza. Ok. Sì, ok. E ho sbagliato pulsante. È la prima volta che sbaglio sentenza. Vediamo se almeno uno lo butto giù. Wow, ne ho sconfitti 2. Ne ho sconfitti 2 con sentenza che faceva schifo. Beh, non mi lamento, anzi. 1, 2. Oh, ah no, non posso. Stavo pensando... Vabbè, un attimo, fermi. Quando avete un nemico prono a terra, applauso. Fatelo, spesso e volentieri. È possibile recuperare un bel po' di punti stella così. Energia stella. E non è una cosa negativa da usare. Anzi, tant'è che voglio fare applauso ancora. È così utile avere tecniche che ci danno più applauso. Quindi vai, applauso ancora. Applaudite, miei cari Todd e miei cari Boo. Adesso però dobbiamo per forza contrattaccare, quindi vai. Vabbè, tu no. Tu ancora no. Questo però solamente se avete un nemico che non vi attacca, mi raccomando. Non fate gli avidi con l'energia stella. Usate gli attacchi speciali. Usate sentenza, usate ricaricorpo se vi serve. Usate tutta vita se vi mancano pochi punti fiore. Grazie mille di avermi triplicato le monete. Però potevi benissimo darmi qualche altra cosa. Vabbè, non mi lamento, anzi, siamo a 1800 monete adesso. E mi sa che Gumbella già non serve più qua sotto. Oh, però in realtà ci serve tantissimo. Tu! Ricordate queste bombe giganti? Ecco. Stiamo attenti. Oh! A quanto pare non devo stare attento per niente, bene. Perché vorrei ricordarvi che sono fastidiose. Oh, PF poco a poco? Grazie. Quindi 8 punti vita. Sto pensando. Mi sa che non importa quello che faccio, conviene usare l'attacco sulla sull'anella. Vai. 1 e 2. Solo per un motivo però, mi raccomando. È perché non voglio essere costretto a contrattaccare un'anella. È più facile secondo me contrattaccare questo. E adesso che l'ho detto, guardate. Lancia. Beh, che fortuna, letteralmente. Salto. Perfetto. E in tutto questo abbiamo fatto, mi sembra, 33 punti stella. E ho affrontato ogni singola battaglia che ho incontrato, mi raccomando. Converrebbe arrivare qua con quasi 0 punti stella, ma non se siete di livello troppo alto. Perché così ovviamente ai piani più bassi salirete di livello. Oh, gioia. Ok, allora, un consiglio. Non vieni? Ah, giusto. Un consiglio per queste. Non sprecate assolutamente... Oh, mamma mia, gli occhi. Non sprecate assolutamente lo slot. Lo slot della medaglia antifuoco. Ci sono più modi per colpire questi robi. Uno di questi è cambiare personaggio e di mandare Cupaldo, per esempio. Cupaldo è immune, fortunatamente, a questi, quindi vai. Mi sa che Maxi Guscio basta e avanza, no? Sì, visto? Però solamente perché abbiamo più di 2 di attacco, Cioè abbiamo più 2 di attacco su Cupaldo. È solo per questo che conviene fare così. Victory! E siamo già un'altra volta tornati a quasi energia stella massima, Qualcosa di buono? No. Tutti i drop di questi nemici, cioè tutti i drop normali di questi nemici, che ci sono anche nelle mappe del mondo standard, possono capitare anche qui. E più tardi ci sono i Magogobot. Vi ricordate i Magogobot? Sono i nemici... Ok. Sono i nemici che ci possono droppare i Potenza Plus per Mario e per i compagni. Non male, assolutamente non male. Mi sa che un multisalto va bene qua. 2, ok. E adesso che sei là sotto? No, stavo risbagliando un'altra volta. Perfora guscio. È solamente perché voglio andare in fretta giù. 15 su 40. E tuttora non ho ancora usato
neanche uno strumento curativo? È un bene, ovviamente. Più ve li tenete, meglio è per voi. Per questo vi ho consigliato di usare un sacco di attacchi speciali. Ed è per questo che, ripeto, la tessera lotteria è fantastica qua sotto. Oh, mamma mia. Vabbè, pazienza. Stavo pensando a come trattare questo video perché non siamo neanche arrivati al 50° piano. E volevo arrivare al 60°. Vedremo, ok? Olè! Però voi volate. Non so se la cosa mi piace così tanto. Potrei fare una cosa qui, al posto di usare così tanti punti fiore. Ah, però non serve. Ok, perfetto. Multisalto per usare solo 2 PF. Perché una va via. E... oh, giusto. Oh, non è immune al congelamento? Non è immune al congelamento? Ok, allora in questi casi mi difendo giusto un attimo. Perché posso sfruttare la cosa. Cioè, perché non sfruttarla? Ricarico quanti più punti fiori possibili. Con... oh, no. Con super salute. Ok, lo faccio, vai. Heal! Ok, poteva andare molto meglio. Ma 12 punti? Non si buttano mai, siamo tornati a 30. Allora, tu sei ancora congelato, vero? Bene. Applauso! Tutti quanti amano Cupaldo! Beh, abbiamo un sacco di Cupa nell'audience, quindi ha senso, no? Di quanto abbiamo recuperato? Di tantissimo, quanto vedo. Aha! Adesso però non posso fare nient'altro, quindi usiamo il martello e basta. Martello standard. Non usare punti fiore, Mario. Ok. Visto però, io ho praticamente evitato quasi sempre di usare... com'è che si chiamano? Le tecniche speciali di Mario. Ma sono così pratiche da usare, soprattutto se avete il giusto setup. Io non ce l'ho, ma pazienza. Usate la tessera super applauso se ce l'avete e avete lo spazio. Oh no. Dai, vieni. Ho detto... facciamo una cosa, ok. E vai! No! Che poi a che piano siamo arrivati adesso? Perché non ve l'ho ancora detto, ma possiamo controllare in qualunque piano? A che piano siamo? 46! Mamma mia. Oh, bobomba. Gioia. Boom. Ancora nessun punto stella extra per noi, eh? Finché sono nemici deboli, va bene? Comunque il piano 50 non è importante solamente per la side quest. Assolutamente no. C'è una bellissima ricompensa se arrivate almeno al piano 50. Madame Spirou Sophie. Ok. Ma dai! Volevo caricare il rullo. A quanto pare non posso. Fiu! Grazie al cielo, ti abbiamo sconfitto. Ci sono altri nemici di fiamme? Infiammati? Più tardi, in piani più sotto? E quelli sono fastidiosi. Ma tipo tanto. Ma no, non adesso, quindi Sofia, Madame Spirou. Stavolta non sbagliamoci. Grazie mille di queste monetine. Si va giù. Eccoci. Finalmente. Tu. Sono il cinetrasportatore. Conosco dei passaggi segreti di questo labirinto. Con qualche moneta potete risparmiare tempo. No, grazie. Ma questo è un piano importantissimo. Non solo perché c'è la quest qui. Quindi vai. Petardo vuole sposare la sua petardina. Boom! Vuole avere 22 bambini, così avrebbe 2 squadre di calcio da far incontrare. Ma dai! È stata scritta con tale passione che non si cancellerà mai. Gumbella ve lo dice? Però bisogna usare alla fine cannonio per far esplodere il muro! Ora la quest è completa. Potrei uscire, non lo farò. E qui! Bisaccia! Permette di portare fino a 20 oggetti. Perché questa quest non c'è prima del capitolo 8? Vi vogliono praticamente forzare ad andare nel labirinto dei 100 livelli per avere una borsa più grande? Perché 20 oggetti possono fare la differenza tra la vita e la morte? Ma ovviamente nessuno vi dice di andare qui prima! Vieni qua, ok. E qui abbiamo un altro furfo. Ed è un furfo malvagio, mi raccomando, quindi smash. Non so neanche quanti punti vita abbia, ma so che lo voglio sconfiggere il più in fretta possibile. Perché non voglio che mi rubi nulla.
ed è ovviamente uno dei nemici esclusivi di questo labirinto dei 100 livelli, quindi vai. Enciclopedia. E scan. Lui è Furtessero. Oh no! Ha 12 punti vita, potenza e 5 difese 0, insomma, solo forza e PV. A volte quando attacca corpo a corpo, si appropria delle tessere altrui. Usa difesa. Se ti ruba una tessera, non ti abbattere. Se fuggi dalla battaglia potrai sempre ritrovarlo e affrontarlo di nuovo. Oh, ok, vero. Non ci può rubare le tessere, però... non posso sconfiggerli insieme a meno che non uso un attacco speciale, quindi... Vi voglio mostrare come funziona il rubo tessera, però userò difesa standard, non difesa suprema. Ok. Non può rubarvi niente. Se... Oh, no! Non ti azzardare a rubarmi l'emblema. Come ti permetti? Proprio l'emblema di... Ora siamo Luigi! Mi hai fatto diventare Luigi! Non c'è cosa più orrenda che tu possa fare. Ok, sfortunatamente la tessera quando viene rubata viene disequipaggiata. Volevo mostrarvi proprio questo. Però fortunatamente l'abbiamo recuperata. Mamma mia! Se la mancate, se non sbaglio, se scappa intendo, è possibile tornare a comprarla dal negozio di tessere, vorrei dire. Però attenzione. Bene, benissimo. Cioè no, malissimo. Fermi. Emblema W. Ok. Va bene, siamo tornati Waluigi. Come osi de-Waluigificarmi? Cioè non hai il diritto, non hai il permesso. Oh, siamo già al capitolo... Oh, Togo. Ah, vero, sei veloce. Sì, questo è il capitolo 7. Siamo già qui. Elettrificati? Quanti punti vita avete? Tanti. Beh, nel caso più estremo possiamo usare altri attacchi, quindi vai. Ho sbagliato. Dovevo usare il multisalto. Vabbè. Pazienza! C'è un modo per stordirli tutti? No. Beh, usiamo... No. Fermi. Il bacio extra. Vai. Mua. Ecco, se sbagliate, Gumbella vi può salvare con questa cosa. Il punto è che... Non importa quello che faccio. Cioè, comunque non li posso sconfiggere. L'ultima nuvola userà il fungo. E finalmente una battaglia degna di questo nome. Oh no, si è caricato. Ha! Dai, usalo. Hai curato quella che aveva... Bella strat. Bellissima strat. Però non posso più colpirlo, vero? Posso usare l'ultramartello, ma non serve a nulla. Sparite! Spero almeno quello che abbia recuperato i punti vita se ne vada. Vai. Perfetto, tutti quanti se ne vanno via. Buon modo per recuperare PV, vero? E vorrei ricordarvi un'altra volta. Questo posto la gente l'ha fatto senza andare avanti oltre il capitolo 1. Come? È possibile? È iper possibile perché, ripeto, è stato fatto, ma